Cari lettori di Extreme Hardware, questa è una piattaforma di test molto veloce per il fan controller FC5 Lamptron Revisione V3. Come potete osservare, questa è la scatola dell'FC5 V3, mentre queste qui sono due confezioni dell'FC5 V2 che sono la precedente versione, capace ugualmente di supportare fino a 30 watt ed oltre, come vedremo a breve, di carico sul singolo canale. Qui abbiamo messo in piedi una velocissima dimostrazione per raggiungere circa 35 watt. E qui abbiamo un Enermax Vegas TB Vegas Trio, una Prolimatec Aluminum 140 mm e tre ventole Ultra Case da 120 mm della Shite, un modello particolarmente potente e problematico sotto il punto di vista dei consumi, in quanto arriva fino a 7,2 watt. Qui sopra possiamo osservare invece la confezione dell'Amptron CW611. Un piccolo particolare di cosa abbiamo qui sotto: l'Amptron FC5 è la versione 2. E dov'è la versione 3? Eccola qui. Fra poco la metteremo direttamente, la analizzeremo rispetto alla versione precedente. Quindi procediamo semplicemente all'accensione prima della versione 2 e poi successivamente della versione 3. Ecco qui. Come potete osservare, adesso stiamo, a parte una ventola che comincia a camminare, ma è 12 volte, 5 ventole collegate in un unico rail. Eccolo qui, come potete osservare, un singolo canale. Ferma tu, un singolo canale, 2730 rpm collegate al massimo. Che dire, è veramente un quantitativo enorme, ma soprattutto la stabilità di questi prodotti sotto carico è notevole, come vedremo. Fermiamo le due ventole perché sennò una se ne va, scappa via. D'accordo, eccola qui. Queste ventole Shite sono davvero molto potenti. Benissimo, staccata l'alimentazione. State attenti quando toccate PCB cose del genere. Staccate sempre l'alimentazione, cercate di non toccare nessun connettore posteriore. Allora, adesso verrà alimentato l'FC5U3, che come vedrete dalla recensione è un modello veramente fantastico. D'accordo. Luce verde. Stesso discorso. Il fan controller in questione, come avete visto, si è fermato. No, perché era una ha dato immediatamente all'accensione i 12 volt per far partire le ventole. Infatti sono partite tutte, adesso si sono fermate perché i potenziometri sono settati al minimo. Adesso, modificando gli altri canali, come vedete, non succede assolutamente nulla. 12,2 volt. Perché? Perché sono semplicemente collegati al primo. Eccolo qui, che sta a zero. Adesso procediamo. Come vedete, voltaggio, temperatura, adesso non c'è il sensore ed RPM. RPM 0 perché ancora non c'è. Intanto vediamo che qualche ventola è partita. 4,1 volt. Sì, forse la Prolimatec Aluminum. No, 2,6. Importante per lo starting voltage. Ed ecco che vediamo cominciare a girare le Shite Ultra Case. Da che partono, ecco qui, la botta dei 12 volt. 2760, addirittura 11,9 volt. Stiamo parlando di 35 watt sul singolo canale, quindi rendetevi conto. Ah, cosa possiamo dire e della luminosità e della modalità di utilizzo di questo fan controller? Bene, è semplice, bisogna premere sul potenziometro.
per cambiare colore. Ecco, qui abbiamo il verde, una pentola che se ne sta andando, azzurro, sono 16 in totale. La luminosità non è molto marcata e in un certo senso fondamentalmente anche una cosa positiva, perché all'interno di un cabinet potrebbe creare problemi. Comunque sia, viene permessa insomma la regolazione, questa ad esempio è rosso, fantastico. Adesso c'è uno switch automatico dei colori, perché possono essere preimpostati e memorizzati, come trovate scritto nella recensione. Bene, questa era un video, una video preview, veramente da comprare ad occhi chiusi se cercate un fan controller di eccellente qualità. 12 volte erogati, 11.9, 12 volte, 35 watt. Direi che posso chiudere qui. Buona giornata a tutti, grazie per aver visionato questo video, ricordatevi di commentare sul portale, sulla recensione, e vi ricordo anche che c'è un contest delle ventole, mini contest in realtà, che permette di vincere due modelli. Commentate in maniera costruttiva e verrà estratto a sorte un vincitore. Buona giornata a tutti.